Amici di Volley News, benvenuti, siamo qui con Alessia Fiesoli, capitano della Macerata, che oggi purtroppo ha pagato dazio al Pallawanni. Allora Ale, intanto ti voglio fare una domanda, ovviamente da tecnico. Oggi sei trovata davanti a muro il secondo posto della nazionale italiana Nacalo. È stato difficile trovare Varchi. Come hai vissuto questa situazione? No, beh, Firenze in generale ha un organico ben costruito, l'opposta stessa, il pareggiatore sono comunque delle buonissime giocatrici. È stata dura per noi, siamo una squadra neopromossa, quindi sappiamo che abbiamo tanti aspetti su cui lavorare. Oggi è stata dura, ci hanno messo in difficoltà in tutti i fondamentali e purtroppo è andata così. Complimenti alla squadra per il primo e il terzo set, che siamo state lì al cospetto di una squadra comunque molto forte e noi continuiamo a lavorare. A proposito di questa lettura della partita che hai fatto, abbiamo visto che nel primo set sei uscita con un 80% di ricezione perfetta, quindi complimenti intanto. Grazie. Perché insomma, è una percentuale altissima, poi ti hanno cercato un po' meno, diciamo, nel resto. Resta comunque un tuo fondamentale, un cavallo di Troia, cioè una cosa molto importante per te, e purtroppo oggi però il mani fuori sei riuscita a farne meno. Sì, vabbè, so di poter aiutare tanto la squadra in ricezione e difesa, l'attacco è un fondamentale su cui devo lavorare tanto, oggi mi hanno tenuto molto bene a muro e sono andata un po' in difficoltà.